Con un fatturato totale di 1.100.000.000 di euro, i gestori del Conad Centro San Lazzaro sono pronti a festeggiare i loro primi 20 anni di attività. Quando fu inaugurato nel 1981, il Conad era il supermercato più grande della città di Fano. Poi nel 96 cambiò la gestione, che proseguì nel tempo ottenendo continui successi e importanti traguardi. A fare un bilancio oggi è stato il socio amministratore Daniele Bindella. Se nel 96 la struttura contava 8 dipendenti, ad oggi ne conta ben 30. 20 anni fa inoltre il fatturato annuo era di 2.800.000 euro, mentre l'ultimo di quasi 8 milioni, nonostante la superficie dei locali sia rimasta la stessa. In crescita sono anche i clienti, che da 150.000 l'anno sono aumentati fino ad arrivare a 450.000. Nel tempo poi i soci hanno deciso di collaborare con alcune scuole fanesi e di sostenere associazioni sportive, iniziative sia ludiche che culturali della città. Ad un'associazione di volontariato invece vengono donati i prodotti vicini alla scadenza per aiutare chi è in difficoltà economica. Sarà come un abbraccio ideale con tutti i clienti che per 20 anni ci hanno dato fiducia. I clienti sono sempre al centro della nostra attenzione, però in questo caso vogliamo proprio ringraziarli di essere sempre fedeli, di averci scelto ogni giorno. I clienti sono aumentati tantissimi in questi ultimi anni, perché siamo passati da 400 clienti al giorno a 1200, e quindi la festa è soprattutto per loro. Poi anche per i nostri dipendenti, che ci hanno aiutato in questi 20 anni a arrivare ai risultati che abbiamo detto precedentemente. Anche con loro c'è stato sempre un buon rapporto, li abbiamo sempre coinvolti nell'attività e abbiamo condiviso i risultati e gli obiettivi, perché questo è importante, perché per noi dipendenti motivati che sanno dove dobbiamo arrivare e quello che dobbiamo fare sono molto importanti, e penso sia una delle carte vincenti che abbiamo avuto in questi anni, insomma. Per festeggiare con la cittadinanza è stato organizzato un evento in programma domenica 31 luglio dalle ore 19. A dare il via alla serata sarà lo spettacolo musicale dell'orchestra di Dino Gnassi, direttamente dal Maurizio Costanzo Show. Seguiranno una cena, l'intrattenimento per i più piccoli e ovviamente una torta accompagnata da spumante che verrà offerta agli intervenuti. Siamo sicuri che sarà sicuramente una bella serata, insomma.